sono un rancoroso, non un rancoroso. Dico, ragazzi, va bene tutto. Va bene tutto, perché il calcio è lo sport più bello di tutti, ma ha una capacità straordinaria il calcio, me compreso, che ci tira fuori il peggio di tutti, a noi ci tira fuori il peggio a tutti. Però io sono qui il fanatore, insomma lo devo fare il sacerdote o il sindaco o il santo o il filosofo, io faccio l'allenatore. Ovviamente come tutti avrò anch'io i miei pregi e i miei difetti, anzi forse ho più difetti che pregi, però da andare lì e parlare di Lucarelli, per criticare Lucarelli persona, cioè Lucarelli padre di famiglia, Lucarelli marito, o ricevere messaggi su Messenger che mi dicono che ho venduto la partita, cioè onestamente a me dispiace. Io ho anche scritto a questa persona su Messenger: ti aspetto alle 9:30 giovedì mattina a questo bar. Io ci sono stato alle 9:30 al bar questa mattina, questa persona si è presentata. Giusto per i difetti di Lucarelli, no? E se volete si fa una chiacchierata dal bar e io vi confesso tutti quelli che sono i miei difetti. Però, ripeto, con moderazione, io non ho ammazzato nessuno, faccio delle scelte, mi pagano per fare delle scelte, le faccio secondo quelle che sono le situazioni. E ieri si è fatta una bella riunione fiume tra di noi e sicuramente ho detto chiaramente quello che era il mio pensiero, né più né meno. Intanto due principi sono. Ho toccato tre principi secondo me fondamentali. Il primo è che una squadra come la nostra non può aver già perso 5 partite nelle prime 10. E non possiamo partire da 1,7 a 0 a favore dell'avversario di partita. E che ogni volta che perdiamo non possiamo rendere le partite numericamente così rumorose. C'erano state delle avvisaglie nel dopo Vicenza? Sì, perché io dico è anche non normale. Cioè io che per esempio da calciatore ero uno che interpretava ogni partita come la seconda guerra mondiale, spesso e volentieri io le vincevo da solo, non in campo, nel sottopassaggio le vincevo le partite, però mi succedeva che magari se facevo due gol la settimana dopo non avevo la stessa fame, la stessa cattiveria, no? Cioè non vorrei che passasse il messaggio al momento 5-0 con Vicenza si sentivano forti, no. Assolutamente, è proprio una questione di capacità di smaltire, ma è successo anche l'anno scorso. L'anno scorso quante volte dopo aver vinto partite 5-0, 7-2, 6-0, non mi ricordo tutti i risultati, la partita quella successiva non è mai stata uguale a quella lì, da un punto di vista di intensità e di fame e di rabbia e di cattiveria. No, se uno è godereccio, punto, finito. La difficoltà più grossa del calcio, ragazzi, è la continuità mentale. Che dice, il giorno dopo, buongiorno. Io gli rispondo grazie. Buongiorno e complimenti per la prestazione, anche se purtroppo conta il risultato nel calcio come sempre, ma è una squadra che gioca a calcio come poche e che mi ha fatto assistere a una delle più belle partite di Serie B viste negli ultimi 4 anni al San Vito. Questo è quello che dicono di noi in giro. Io non ho visto una Ternana diversa, con i suoi pregi e i suoi difetti, anche i difetti.